Ciao a tutti, chiedo scusa perché faccio i video sempre in questa posizione che odio, però ci sono due motivi. Uno è che qua a Roma fa un caldo abominevole, io mi sento debolissima, sono esattamente le 16 e oggi ho fatto un sacco di corse perché sono dovuta andare in ospedale perché dovevo farmi mettere una firma da un professore che tra l'altro è stato abbastanza scontroso, ma sorvoliamo perché fa parte della vita universitaria. E poi sono andata alla biblioteca di storia della medicina perché devo fare una idoneità di bioetica e praticamente ho dovuto prendere queste fotocopie e faccio notare che non è per l'euro 60, però 8 pagine 1,60 euro. Va bene che si pagano i diritti d'autore e tutto, però ho chiesto se potevo prendere in prestito il libro, niente da fare, vabbè. Quindi sono andata lì, sotto il sole, parcheggia, fai briga, eccetera. Poi, cos'altro ho fatto? Ah sì, mi sono comprata un paio di zoccoli. Li faccio vedere al volo, alla bancarella, niente di che, perché in questo periodo molto sobri. Col tacchettino così di legno. La mia paura è che si aprano qua perché di solito tendono ad aprirsi qua. Però comunque, insomma, sono il tipo di scarpa che uso io, che ha la giusta altezza e mi fa stare comoda. Allora, ieri sono stata da Bottega Verde. Sto preparando i video che vi ho promesso sugli integratori specifici, sulla altri sulla cellulite, quella sulla perdita dei capelli dopo il bypass. Però per quelli mi dovete dare un po' di tempo perché devo superare questa settimana in cui succederà di tutto di più. Adesso volevo farvi vedere i prodotti che ho preso a Bottega Verde perché avevo degli sconti da usare che mi scadevano ieri ed erano delle occasioni molto ghiotte, quindi dovevo usufruirne anche perché mi servivano. Allora, io adesso sto facendo qualche lampada, adesso le ho sospese da un po' di giorni, però ne farò ancora alcune perché faccio sempre così per prepararmi al sole quando vado poi al mare ad agosto. Ho preso il libricino dei solari, dove ti spiegano tutti, vabbè, tutta la linea di solari Bottega Verde, e comprando i solari si partecipa al concorso Vinci il Messico. Così praticamente in automatico sono 8 settimane, questo è il volantino, sono 8 settimane e praticamente in automatico quando si comprano i solari, almeno due prodotti cosa, cioè quando si acquistano almeno due solari esclusi mini kit, quindi esclusi prodotti da 99 centesimi, 1 euro, 1,49 euro, 1,99 euro, mini kit e autoabbronzanti sono esclusi dal concorso. Se si acquistano due solari di qualsiasi altro tipo di Bottega Verde, si partecipa in automatico a questo concorso e si possono vincere questi premi, un premio al giorno per 8 settimane, passando la carta fedeltà, quindi dovete avere la carta fedeltà. Poi ho preso il libricino che è valido da ogni mese, praticamente metto un libricino per il mese dopo. Ho preso il libricino che è valido dal 30 luglio al 2 settembre, che ha delle belle offerte, sono 14 offerte, ad esempio molto interessanti, tipo per farvi un esempio l'olio di rosa moscheta. Sapete che l'olio di rosa moscheta è ottimo per la pelle, da 24,90 a 9,49. Oppure un'altra cosa che mi interessa è la crema all'acido glicolico da 28,90 a 4,99. E questo qua lo tengo da parte. Poi, avendo comprato due solari, ho avuto la tesserina, la beach card, che è questa. Praticamente si devono raccogliere tre bollini, io ne ho avuti due. Con il terzo praticamente si può prendere uno con tre bollini, si prende uno di questi premi. Allora, il pareo, la borsa mare, la borsa termica e il portabottiglia termico. Per avere il pareo bisogna aggiungere 1,50 euro, per la borsa mare 1,20 euro, per la borsa termica 1,20 euro, per il portabottiglia termico 50 centesimi, però non mi piace il colore osceno, quindi non so se lo prenderò. Di sicuro la prima cosa che prenderò sarà la borsa termica quando vado a prendere il terzo solare.
Allora, io avevo questa offerta, praticamente avevo questa offerta di 4, posso staccare adesso, 4 di questi che scadeva il 1 luglio. Allora, 50% su un prodotto viso, 50% su un solare, 50% su un prodotto natura profumata e 50% su un prodotto make up. Come al solito mi si era stoppata la registrazione e ho parlato un quarto d'ora a vuoto. Stavo dicendo che l'unico che non ho sfruttato è stato quello sul 50% sul prodotto natura profumata, anche se mi sono pentita perché c'era l'acqua per il corpo al muschio bianco e potevo prenderla, ma vabbè. Allora, come campioncini si è sprecata tantissimo, gliel'ho chiesto io, mi ha dato 3 bustine di questa, che è la papaya fermentata, così, che praticamente è un antiossidante in granuli che pare faccia molto bene alla pelle, a varie cose, insomma. E mi ha dato 3 bustine di questo, i grandi campioncini che ho ricevuto. Vabbè, sorvoliamo. Allora, vi faccio vedere prima le cose che ho preso con i miei sconti. Allora, come solare ho preso l'unguento super abbronzante setificante con estratti di agrumi e fico d'India, water resistant. Quindi questo qui, vedete, ci ho applicato sopra il bollino, apro così poi butto via la scatola. Allora, la confezione è da 200 ml con 12 mesi di scadenza dall'apertura. L'inci, io non so se riesco a farvelo vedere perché sapete che non mette a fuoco bene, a parte che non lo trovo scritto. Allora, va bene, vedo in fondo del dimeticone, però non vedo paraffina, non lo so, me lo devo vedere bene. Questo qua è l'inci, ma non si metterà a fuoco di sicuro. Si presenta nel barattolo così. Adesso vediamo la consistenza, perché tanto devo andare a fare la lampada e lo userò se sono in grado. Ha un buonissimo profumo, è proprio così, è un unguento di consistenza unguentosa. Proprio a me piacciono queste consistenze così, ha un buon profumo, è molto geloso. Ho lasciato la parte così di modo che è più protetto. Allora, questo costava a prezzo pieno 18,99 euro, col 50% di sconto mi hanno tolto 9,50 euro e sono 200 ml di prodotto, e la scatola la buttiamo via. Poi ho ovviamente unto tutto. Poi, come prodotto viso, sono stata parecchio indecisa perché c'erano tante cose che mi ispiravano, visto che qua le rughe stanno cominciando veramente a... guardate qua che roba, vabbè che io non ho né correttore né fondotinta né niente, però vabbè. Ho preso questo qui che è il Hyaluron Plus. Adesso qua si è strappato perché ho tolto l'etichettina, questa qua che c'era, del che avevo applicato per portarlo in cassa. Allora, siero ad alta efficacia antirughe. Dice: un siero ad alta efficacia con acido ialuronico puro, ideato per sfruttare al massimo le eccezionali virtù di questo attivo amico della giovinezza. La straordinaria efficacia dell'acido ialuronico puro combinata ad una formula in gel garantisce una potente attività anti-age e un'idratazione di lunga durata. Utilizzato con costanza favorisce la conservazione dell'acqua del tessuto cutaneo, riempie le rughe, bla bla bla. Indicato per ogni tipo di pelle, ottimo come base per il trucco e combinato ad altri trattamenti viso. Modo d'uso: applicare nelle zone più critiche, dovrei farci il bagno praticamente secondo questa teoria, massaggiando fino a completo assorbimento. Applicare prima della crema viso mattina e sera. Si presenta nella scatolina che adesso vola via, è un ricco contenuto, fogliettino, la scatolina vola via, poi le raccolgo. Allora, la confezione è questa qui, è piccolina, 30 ml di prodotto. Sì, però ho fatto male a lanciare la scatolina perché volevo vedere l'inci. Comunque sono 30 ml di prodotto con scadenza 12 mesi, ma ce n'è talmente poco. Si usa così, c'ha la pompettina e si fa così e si applica, e veramente lascia
un effetto molto setificante, infatti è proprio per la scatola setificante. Voglio vedere che non ci siano dentro 200 kg di Va bene, allora, gli ingredienti sono, cioè, allucinante. Allora, sodium hyaluronate, che suppongo sia l'acido ialuronico, phenoxyethanol, metilparaben, butilparamel, propionil, proprio 4 parabeni. Perfetto, beh, era normale perché lascia la pelle troppo liscia. Va bene, ormai l'ho preso, lo uso. Poi questo qua costava 25,90 e con lo sconto 12 l'ho pagato 12,95 euro. Poi allora c'era, scusate, faccio i conti, c'era un'offerta di suo, questo rossetto qui, questa linea di rossetti, che ha un packaging veramente carino, c'erano dei colori stupendi, guardate il packaging che bello, io adoro il rosa. Questo qua è il packaging a specchio. Questo è il color malva, non so se si riesce a leggere. Vediamo se stando qua 20 minuti rimette a fuoco. No. Allora, si presenta così, contiene... Allora, la scadenza di 24 mesi, rossetto diamante malva brillante e contiene non so quanti ml di prodotto, non c'è scritto. Le facce di cacchio che faccio sono spettacolari, mi tremano le mani, ragazzi, una settimana terribile. Allora, non c'è scritto quanti grammi di prodotto, ma fondamentalmente non interessa a nessuno. E le caratteristiche sono rossetto diamante con vitamina E e Maxi Lip TM. E la descrizione: labbra luminose come diamanti con un rossetto ultra brillante, ricco di microcristalli ultra riflettenti, leggero come un gloss e con un finish scintillante. Formula effetto volume con Maxi Lip e vitamina E. Modo d'uso, questa è fantastica, stendere sulle labbra seguendone il contorno. No, vado così, comincio a pitturare tutto quello che trovo. Vabbè, questa... Va il gatto. Questa è la quantità di rossetto che c'è. Questo è il colore, sembra molto più scuro di quello che è, ve lo swatcho. C'era veramente l'imbarazzo della scelta come colori, non si vedrà un cacchio. Questo è il colore, ma non rende benissimo perché la luce fa schifo. C'è anche la tapparella abbassata, però comunque vediamo se riesco ad applicarmelo. Questo è il colore, non si vede niente. Non si vede niente, comunque sia, questo qua sento dei rumori allucinanti. Questo è un colore molto bello e mi piace molto. Sembra che abbia dei micro glitter. Sento che sta per entrare mia nonna in camera, cioè, ho proprio la sensazione, ho questa sensazione che tra 30 secondi entrerà mia nonna. Vediamo se indovino o no. Devo bere, scusate. Bevo piccoli sorsi perché non so mai ci sia la Bertolani che vede questo video, mi uccide, perché sennò farei glow 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 e non si deve. Ho la cammellite, ragazzi, continuo a bere. La scatolina del rossetto va via. Poi, rossetto, si è unto tutto lo scontrino con l'unguento. Allora, il rossetto costava in origine 13,99 euro, sono pazzi, con uno sconto di 7 euro, quindi è costato 4,99 euro. Ma l'apice è la matita labbra, che è in vendita a 2,99 euro, tutta la linea delle matite labbra al momento, non so se è solo in questo negozio o in tutti i negozi Bottega Verde sia così in questo momento. Fatto sta che da 9,49 euro ci sono 6,50 euro di sconto di default, non dovete avere particolari promozioni in corso, e costa 2,99 euro. Io ho preso questa perché
con estratto di malva. Qua è la malva è abbinata al rossetto perché comunque il colore è mauve malva. Ve lo faccio vedere, ma tanto non si leggerà niente. Quella cosa che vedete sotto il codice a barre c'è scritto mauve. Perché ho preso anche poi rossetto liquido della stessa tonalità, e quindi per abbinarli, perché sto facendo fuori tutte le matite che non scrivono più e sto cercando di liberarmi dei cosmetici inutili che ho in casa, che ormai sono diventati proprio vecchi. Colgo la plastica, la butto in terra e poi la raccolgo. La matita è questa, 36 mesi di validità, però figuriamoci. Questo qua è il colore esterno, ma tanto non sono fedeli i colori perché, allora, vediamo un po', è molto morbida. Questo è il colore. Vedete, sembra un po' più lilla di quello che è nel video. Poi vedremo nell'editing come viene. Intensely pencil with the mallow, che sarebbe la malva, extract. Quindi c'è estratto di malva, qua c'è l'inci. Ma sinceramente l'inizio della matita poco mi interessa, e quindi questa matita. Poi questo è fantastico, ragazzi. Allora finiamo con i trucchi, così almeno ce ne togliamo di mezzo. Aspettate che ho perso un pezzo. Ah, questo mi piace da morire. Rossetto liquido effetto specchio, questo qua. Io ce ne ho un altro uguale, che è quello trasparente che pizzica, che mi piace il fatto che pizzica, che dovrebbe essere rimpolpante. Casualmente malva brillante, cioè matita color malva, rossetto liquido color malva e rossetto color malva. Sono proprio una persona ricca di fantasia. Allora si presenta così, in questa confezione a siluretto, e non c'è scritto quanto ce n'è, ma non ci interessa fondamentalmente quanto ce n'è. C'è scritto Made in Italy. La scadenza, non c'era neanche una scatola da poter dire. Ah sì, la scadenza è di 18 mesi. Ah sì, 6 ml sono. È tutto specchiato. E questo ha un colore veramente spettacolare che spero di riuscire a farvi vedere. Mi piace un sacco il fatto che abbia il pennellino. Vedete? Non vedete niente. Bello fare. Me lo metto sopra l'altro, tanto malva su malva su malva. Molto ricco di iridescenza, di micro glitter. Ci hanno risparmiato il seguire, applicare sulle labbra seguendo nel contorno. Mi dispiace che per via della luce non si vede niente, comunque un bel effetto, ve lo garantisco. Quindi, rossetto malva, rossetto liquido malva e matita malva, la sagra della malva. Forse è un segnale che devo abbondare di malva, visto che sono isterica ultimamente. Poi per finire, allora il rossetto l'ho preso col 50% di sconto, avevo il volantino, quindi da 14,49 euro, 9,50 euro, che comunque non sono pochi. Per finire, nel cestone, davanti alla cassa c'erano alcuni prodotti. Ho preso questo qua, Sol Snellente Protezione 6, da abbinare all'unguento, intanto che faccio le lampade. La scatola, allora diamo un'occhiata all'inci veloce, così vediamo se ci sono porcate proprio evidenti. Allora, non mi pare, non vedo porcherie proprio. Sì, un po' di parabeni. Io non è che guardo tantissimissimo le cose, però basta che non ci sia la paraffina, perché proprio sono 125 ml, dopo raccolgo tutto, e si presenta così. Praticamente è un solare rimodellante che contiene che si mette durante l'esposizione al sole, e il calore non mi viene la parola, facilita lo scioglimento del grasso, della cellulite, insomma aiuta gli anestetismi della cellulite. Sapete che io utilizzo tanti prodotti anticellulite, ci credo perché vedo i risultati con la costanza, e lo utilizzerò intanto per fare le lampade in abbinata all'unguento, perché l'unguento non ha protezione solare, questo ha una protezione 6, quindi bassa. Però io ho già fatto parecchie lampade, quindi ormai non uso più una protezione alta, ma mi raccomando sempre attenzione, perché
purtroppo il melanoma non è una cosa da prendere sotto gamba. Questo che io ho pagato 6,90 euro, in realtà vengo a scoprire che costava 22,90 euro. E questo mi fa pensare che per completare la tesserina andrò a prendere l'altro rimasto, se c'è ancora, perché così almeno finisco la tesserina e mi rimane. Quindi in tutto ho preso 6 pezzi, ho speso 44,40 euro, però avendo i buoni, sì. E ho 44 punti. Devo controllare un pochino poi sul sito a cosa dà diritto la carta fedeltà, perché ancora non sono molto pratica. Lo scontrino adesso lo possiamo anche buttare. E niente, questa era la mia haul Bottega Verde. Possiamo buttare via anche queste cose qua. La papaya frammentata ce la prendiamo e vediamo cosa fa. Adesso vado a portare la macchina dal carrozziere e quindi poi tornerò a piedi sotto il sole. Ah, ho cominciato a usare i dondolini, come si chiamano, gli Starlit della Dr. Scholl's. Anche lì ho dovuto aspettare parecchio per poterli prendere, perché praticamente ho dovuto aspettare di raccogliere dei punti tramite, è una lunga storia, insomma, tramite un sito, per poterli pagare di meno, perché costano 165 euro. Sto parlando delle scarpe della Dr. Scholl's, le Starlit, quelle con la suola a dondolo, che praticamente aiutano a tonificare le gambe. Non mi piace molto l'estetica che danno al piede, perché sembrano scarpe ortopediche. Adesso le ho usati la prima volta ieri, sembra di camminare su una nuvoletta davvero. Però per poterne fare una review devo utilizzarle almeno un mese, anche se fa caldo, però sinceramente non dà fastidio al piede, perché è veramente una scarpa eccezionale. Bisogna usarli la prima volta 30 minuti e far abituare la gamba al tipo di postura, perché è un po' ondeggiante. Infatti ogni tanto sbandavo, già io sbando di mio. Adesso vi saluto perché si sta facendo tardissimo. Carico il video e ci vediamo presto. Fatemi sapere se avete ricevuto ho mandato i primi pacchi del giveaway famoso nome di fanciulla. Me ne mancano da mandare due. Fatemi sapere chi ha ricevuto, perché non ho avuto notizie. Ciao ciao.